Lincoln seconda. Affezionato alla storia, un po' extraterrestre e un po' giurassico, ma con un occhio onesto e sensibile. In due parole, Steven Spielberg. È nel 1975, con il film Lo Squalo, che il regista di Cincinnati incontra il successo maggiore, conquistandosi di diritto negli anni a venire un posto nell'Olimpo della regia. Questa volta Spielberg si supera con il suo ultimo capolavoro, Lincoln, e sceglie di imbattersi in una sfida molto complessa. Dopo anni di riflessioni e revisioni, decide di focalizzare la sua storia sugli ultimi 4 mesi di vita del 16° presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln. Quelli più complessi, che lo vedono impegnato nella battaglia più difficile, l'approvazione del 13° emendamento, che stabilisce l'abolizione definitiva della schiavitù. In Lincoln, Spielberg sceglie di mettere in secondo piano la fotografia e le immagini e vuole che sia la parola a narrare il film, e in particolare quella straordinaria dell'amato presidente. Abolire la schiavitù determinerà il destino dei milioni di individui adesso in catene e dei milioni non ancora nati. O l'emendamento o la pace con i confederati. Non li avrete entrambi. La schiavitù, signore, è finita. Era il gennaio del 1865, la tremenda guerra di secessione doveva finire. Il presidente Abraham Lincoln sapeva che la cura sarebbe stata l'abolizione della schiavitù e inizia così un'incisiva campagna alla conquista dei voti per l'approvazione dell'emendamento. Io sono il presidente degli Stati Uniti d'America, investito di un potere immenso! Voi mi procurerete i voti. A chi piacerà? Piacerà a chi non si aspetta un film biografico e prettamente storico su Lincoln, perché Spielberg, sin dalle prime immagini, racconta dell'uomo oltre che del genio politico e ne svela il lato più intimo, comprensivo e dolce, con tutti i suoi dubbi, i dolori e le contraddizioni, che ascolta i suoi soldati e si concede totalmente al figlio più piccolo. Piacerà a chi scommette sempre sul poliedrico Daniel Day-Lewis. Nei panni di Lincoln è pazzesco. La camminata, fidatevi, vi conquisterà. Così come il suo carisma magnetico e la vulnerabilità. Occhio alla voce, è quella di Pierfrancesco Favino. Grande interpretazione anche per Tommy Lee Jones, vigoroso e convincente nei panni del repubblicano radicale Thaddeus Stevens, che con cinica ironia si batte per arrivare a compiere il progetto comune. La schiavitù è l'unico insulto alla legge naturale. Perfino voi, inutile e indegno, dovreste essere trattato ugualmente di fronte alla legge. Piacerà chi ama le donne energiche, lungimiranti, complesse e determinate. Sally Field interpreta una profonda e intensa Mary Todd Lincoln, moglie del presidente. Nessuno è mai stato amato tanto dal popolo. Non sprecare questo potere. A chi non piacerà? A chi non crede che il fine giustifica i mezzi, anche se qui, piccolo dettaglio, il fine cambia la storia dell'umanità. A chi sta lottando con il presente e vorrebbe una Abraham Lincoln per il proprio paese. Ai, ma soprattutto alle fan di Joseph Gordon-Levitt, perché il suo personaggio è troppo secondario e il suo bel visino non si merita il ruolo del figlio che non sarà mai presidente, ma che non vuole nemmeno essere un signor nessuno. Un consiglio? Ripassate un po' di storia. Oggi noi voteremo. No! Voi insultate Dio! Sì! Traditore! Traditore!